Buongiorno. Ex ministro degli interni e vice premier, ora ministro dei trasporti e ancora vice premier, e imperterrito continua a fare danni. Autonomia differenziata, nuovo codice della strada, ponte sullo stretto che manco siciliani e calabresi vogliono, nuovo condono edilizio, redditometro per fortuna congelato dalla Pesciarola e il ritorno del servizio di leva obbligatorio. Ricordate quei poveri disperati a cui veniva sottratto un anno di vita, due nel caso dei marinai che si spostavano sui treni da un capo all'altro dell'Italia, una spesa enorme per lo Stato senza che quei disgraziati imparassero la cosa più importante per un soldato: uccidere, perché il loro addestramento faceva cagare. L'addestramento dei soldati italiani fa cagare anche adesso, che dovrebbero essere professionisti. Infine, il buon vice premier candida in Europa un generale un po' culattone che gira in vestaglietta e da ragazzo accarezzava la mano ai negri in metro. Ma perché questo panzone non se ne torna al pavede a bere mojito e far giocare il figlio con la moto d'acqua della polizia? Nella replica che precede l'odierno morning show c'è uno stupendo Salvini che elenca cose. Ma quanto soft porn era sta cosa? Davvero, riproponiamola. Oggi 24 maggio, data storica per l'esercito italiota. Gran parte dei nascituri, diciamo, recenti manco sanno che cazzo è il 24 maggio. Però il 24 maggio segna una data nefasta, specialmente per il nostro esercito, prima Regio e poi esercito. Perché ad esempio sull'Isonzo gli austriaci sfondarono e decisero di sfondare assalendole praticamente le retrovie formate da battaglioni siculi? Perché sul Don sfondarono ove era la Ravenna e la Cosseria, formata anche lì da battaglioni siculi? Non sarebbe secondo voi il caso di nordificare leggermente il nostro esercito, che pende in maniera esagerata dalla parte di membri levantini che si sa partecipano, diciamo, alle operazioni unicamente per il scopo remunerativo? Non sarebbe da riformare il nostro esercito omogeneizzando anche, diciamo, le zone di leva? Si potrebbe in questa trasmissione, oltre che parlare di cazzi sborrate e inculate, parlare anche di qualche analisi socio-storico-politica magari più interessante. Grazie! Buongiorno e buon venerdì, bambini interiori bisognosi di coccole tantriche e leziose fanciulle di mezza età con addominali da urlo e conto bancario che urla pietà, sognando di ritorni di fiamma tricolore, di ritorni alunniani dal lago di Garda e di Pamela Neri che lotta nel fango con la Mickey Morellato. Vi auguro che questo sia davvero un sexy venerdì e che il rock and roll sia con voi. Ma che cazzo dice sti imbecille? Questo è uno che va a braccetto con Giorgio, questo è un cretino, un emerito idiota. Lui è stato riformato, non ha fatto il militare, è stato riformato perché ha delle deficienze fisiche, questo idiota imbecille. Il militare fa bene, coglione, stronzo. Vai, 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 vai nel primo cesso che trovi e tira lo sciaccone, pezzo di merda. E tu saresti in italiano, tu sei un merdaiolo, sì. Ciao, belli. Miguel, son me? Perché non vai a ciucciare gli uccelli nelle caserme? Forse è la cosa migliore che puoi fare. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci, comunisti, fighe, imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show.
show dalle 7 alle 9. Se lo ascolti non ci crederai, 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Costano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning show dalle 7 alle 9. È ora di finiamola con sto schifo. Morning show. Noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno! 24 maggio 2024, venerdì, e oggi si celebra la Santa Maria Ausiliatrice. E ricordate, chi vuole vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Ciao! Sì, vabbè, adesso con tutta la pioggia che è caduta sul nord Italia credo che non amino più neanche i pesci, ma finalmente è arrivato il sole anche in questo programma che è condotto da me. Io sono Alberto Gottardo, c'è Simona Lunni, a quella che una volta veniva detta la parte tecnica, io preferisco chiamarla la parte creativa. Simone è reduce da due giornate infernali sul lago di Garda in una suite lussuosissima a chiavare e fare il morning show dalla mattina alla sera, non fare il morning show ma chiavare sicuramente sì. Grande Simone, che hai festeggiato bene il tuo compleanno, e poi parleremo più tardi di quanto invece lo festeggi male, ad esempio Anna Oxa e Liliana Segre, ma ne parleremo più tardi di queste e di altre cose. Ce n'è uno che ne ha festeggiati 80 di compleanni, si chiama Vittorio da Stoccarda, era mancato da un po' e purtroppo, sottolineo purtroppo, è tornato a fare incursioni in questo programma. Sentiamolo. Ora, mentre la Sciantosa si arrapa, va bene, perché so che dorme senza mutande, vabbè, allora... è una scelta. Dunque, io volevo evidenziare una cosa molto molto importante. A questi italiani, italioti, non sono italiani, sono italioti, perché sono degli idioti. Purtroppo l'Italia è formata dal 28% di analfabeti, quindi è gente che non capisce proprio un cazzo, non capisce né quello che legge né quello che, e né quello che vede, proprio niente, e sono degli ottusi, ok? Cioè loro vivono soltanto per mangiare e per cagare, perché poi per il resto non sanno e non capiscono un cazzo. Fare il militare ai giovani serve, non lo vedi cosa c'è in giro in Italia di questa marmaglia di giovani sbandati? Il militare serve ad inquadrarti, testa di cazzo. Io vorrei che quando scendi di casa e esci dal portone ti facessero una fraccata di legnate con le mazze da baseball, stronzo di merda, e vorrei che fossero tutti ragazzi di 16-17 anni, bastardo. E voi sareste italiani, mi fate semplicemente ribrezzo, più che schifo. Così. Questo è lo stato d'animo dello stuagenario da Stoccarda, che odia tutti, che vorrebbe che mi menassero a me o non so a chi esattamente, e al stuagenario invecchiato malissimo e che vive in Germania risponde il filosofo di questo programma, Tony Schiaffoni. Bastardo da Stoccarda, anche tu dormi senza mutande perché te le portano via ogni notte in stazione mentre dormi, bastardo. Il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti 24 maggio, rotti in culo. Ve la ricordate? Ma che cazzo vi volete ricordare voi? Voi ricordate il grappino? Vi ricordate lo spritz? Quello sicuro. Io vorrei fare servizio civile obbligatorio a uomini e anche donne e anche i vecchiacci porconi come il signor Victor da Stuttgart. Comunque ci ha imbroccato, sì che dormo senza le mutande, anche perché le mie sono state vendute. È vero, Stoccarda va a cagare. Oh cazzo, sei Alberto Gottardo? Minchia, non lo sapevo. Hai fatto bene a ricordarlo, dai. No, non lo so. Com'è che diceva quel nostro ascoltatore? Come sempre vai a cagare. Ah, ok, perfetto, benissimo. Vittorio da Stoccarda potrei chiamarlo, ma non lo farò. Lo farò la settimana prossima, sempre che sopravviva al fine settimana, cosa che non mi auguro, perché devo chiamare la protagonista di questo audio. È tornata la pecoraia su TikTok. Tra l'altro ho visto, ha fatto migliaia di visualizzazioni. Va fortissimo la pecoraia su TikTok, piace tantissimo perché lei ha due pecore grossissime. C'è Giulia, che si chiama come mia figlia, ma è molto più grossa di mia figlia, credo che pesi 120 kg, è quella pecora lì, e poi c'è il ragioniere, in una pecora che ha una macchia nera sull'occhio, che si chiama Taddeo, e doveva venire all'ultimo live che abbiamo fatto, ma sta stronza è stata a casa. Non sto parlando della pecora, sto parlando della pecoraia. Sentiamo come accoglie ogni mattina la pecoraia le sue due pecore più grosse. Buongiorno
Buongiorno, amori miei! Guardate cosa vi ho portato! È che dobbiamo fare un sacco di lavori questa mattina. Maria Vergine e Giulia, che messa in piega! La prossima settimana trucco e parrucco per tutti e due! Ehi, ragioniere, entro! Non mi deve picchiare, eh! Vieni amore mio bello, Giulia! Mamma mia, guarda che mi sta in piega, amore, guarda! E poi? Terribile! E poi è arrivato Deo! Cosa sta facendo? No! Cosa? Ma cosa succede? Ragioniere, no! Ragioniere, no! Ragioniere, prendo il bastone, guarda che prendo la scopa, il lupo! Cosa succede? Cioè, cosa? Ragioniere, io ho visto dei porno che avevano un audio del genere. Che cazzo sta combinando la pecoraia con il ragioniere? Non è che il ragioniere ti si vuole inculare, pecoraia? Mamma mia, sto morendo da ridere. Stai morendo da ridere. Beh, però io mi preoccupo. Cioè, sembra un film porno. Ragioniere. Guarda, ti sfido a prenderti una testata da ragioniere, tanto testata, tu l'hai portato al guinzaglio. Ma tu l'hai portato al guinzaglio. Non ti ha tirato testate, giusto? Scurreggiava tantissimo, ma non, a parte le scurregge non è che mi dava fastidio il ragioniere. Che non si sa di chi sia stata la scurreggia, ma questo caga in continuazione. Ma il ragioniere, no, perché ti prende a testate, secondo te? Non è che ti si vuole montare? Diciamo che prende a testate, chissà, forse perché, no, forse quando vuole giocare, quando si arrabbia perché gli tiro le orecchie, chissà mai, forse perché mi vuole montare, non lo so. Vedi che ha delle pulsioni sessuali. Ma il ragioniere ogni tanto un'inforcata a Giulia gliela dà, cioè tolto il pannolone, che non credo che tu lo tenga anche quando le tiene all'aperto il pannolone. Non è che il ragioniere a un certo punto prende Giulia e inizia, no, a spingere sui quarti? No, lui tenta, ma siccome Giulia ha 110 kg e non lo vuole, non gli piace probabilmente, lo rifiuta. Ma perché non lo fai scopare il povero ragioniere? Insomma, è passato un po' di tempo, adesso è adulto. Io, secondo me, le testate in realtà è perché vuole che ti giri, dai, c'è poco da fare, o no? Vabbè, lui è liberissimo di scopare, ma siccome è stato castrato, Ma come è stato castrato? Gli hai tagliato i coglioni alla pecora maschio? Perché? Effettivamente mi è dispiaciuto un po', perché pensa a lui, è dispiaciuto a te fargli tagliare i coglioni. Che non è che... Ma perché non è che devo diventare un pastore, eh? Alla fine io li ho salvati, ma poi alla fine, cioè tu hai salvato il capretto, la pecorella maschio, per tagliargli i coglioni, e poi ti lamenti se ti prende a testate. Ma fa benissimo a prenderti a testate, gli hai tagliato i coglioni, ti rendi conto? Scusa, ma io proporrei invece una castrazione che si chiama vasectomia invece per alcuni uomini, in modo che non possano portare poi il proprio gene in futuro tramite i figli. Sì, non la vedo una cosa malvagia quella di fare. Esatto, la stessa cosa fa il ragioniere, anche se gli ho tagliato le palle, cioè lui i suoi istinti sessuali li hanno. Dubito che funzioni così. Allora, tu gli hai fatto asportare i testicoli o gli hai fatto tagliare i condotti dei testicoli? No, io gli ho fatto asportare i testicoli. Allora non sborra, cazzo. Cioè, scusami, abbi pazienza. Allora non sborra, tu. No, vabbè, non sborrerà, va bene, però gli impulsi sessuali non gli mancano. Ma nel momento in cui gli ho fatto tagliare le palle è diventato come il vecchio da Stoccarda, capisci? C'è poco da fare. Ma non è vero, perché si vuole montare Giulia, vuole montare me. Ma sì, ma fa bene a prenderti a testate, sai? Cioè, ha tutta la mia solidarietà. Cioè, tu ami talmente tanto gli animali che gli fai tagliare i coglioni. Io ci vedo una grossa contraddizione in questo. Ma ho visto un altro video. Quante pecore hai? Adesso ho Giulia. Sì.
Il ragioniere mascherato. Bellissimo. E piccola Mara, che è la pecorella disabile. La piccola Mara, la pecorella disabile, quella che hai speso credo 3.000 euro tra operazioni TAC e ecografia. 5.000, siamo arrivati a 5.200. Cioè, costa di più dei miei avvocati. Ma come sta la pecorella disabile? Ha riniziato a camminare? Sì, adesso ha iniziato a camminare sul carrellino con dei presidi ortopedici. I presidi ortopedici che ho appena ordinato. Esatto. Okay, adesso faremo fare fisioterapia in acqua. Fisioterapia in acqua alla pecora. Io voglio essere presente alla fisioterapia in acqua alla pecora. Quanto certo. costa? Quanto costa fargli fare la fisioterapia in acqua alla pecora? 150 euro a seduta. Porca puttana, ma sai che io le farei fare una grossa fisioterapia con un grosso appentone e l'acqua a 90 gradi. Gli farei fare una grossa fisioterapia una volta sola e ti garantisco che diventerà una pecora indimenticabile. Pecoraia, io e saluto. Io ti garantisco, guarda, che io la porterò a camminare di nuovo. Sì, perfetto, benissimo. Verso il macellaio, se la porti a camminare verso il macellaio, no, ti accompagno anch'io. Ciao pecoraia, sei sempre dotata di un grande senso dell'umorismo, tu che ami talmente tanto i maschi che gli fai tagliare i coglioni. Mamma mia, la pecoraia. Sentiamo un po' di messaggi, Simone. Ancora che due maroni, ancora. Sono tutte cazzate, Alberto. Si vede e si sente che recita una parte. Intanto si mangia la coppata quando va in giro con gli amici. Per quanto riguarda la parentesi soft porn animalesca della pecoraia, per me è approvata al 100%. Sto cercando di fare la stessa cosa con mia gattina Lulu, che però non vuol sapere di smollargli la rama. Oh stronzone, ma le mie visualizzazioni su Trick e Track non le guardi, pezzo di carogna? Guardale quante sono, imbecille! No, non ne posso più! Aprite i manicomi, cazzo! Ma è possibile che sta gente matta deve stare in circolazione? Oh, pecorona! Ma vaffanculo! La pecoraia, mentre diceva no ragioniere no, sembrava Alida Valli nel film Berlinguer ti voglio bene, quando il Monni la prende da dietro e il giorno dopo faceva poi che sarà, poi che sarà. Senti come Aguilare vuole fare la vasectomia ora che di fascio la coperta. Hai fatto un po' tardi, pecoraia, dovevi pensarci prima a fargli la vasectomia al mammifero maschio da mettere in casa. Tu pensi, caro Alberto, che il mio ex malpionazzo sarà fatto comunque sterilizzare come gli animali? Perché dopo il primo figlio e dopo che l'ex moglie l'aveva messo sotto come fosse un lavoro per farlo, non ne poteva davvero più. E bravi coglioni che date i soldi a questa gente qui per far finta di fare le fisioterapie, i veterinari, le puttanate, mamma mia. E c'è ancora qualcuno che crede a queste cazzate. Ma io ci credo. Cazzate. No, fermo un attimo, fammi intervenire Simone. No, io ci credo, io sono sicuro che la pecoraia tutti i soldi che incassa li devolve poi alla causa, e anzi credo che ce ne rimetta anche di tasca sua. Cioè io se pensassi che fosse un fake non la chiamerei. Guarda, se c'è una persona di cui mi fido è la pecoraia. Andiamo avanti. Guarda Alberto, io ero a letto che stavo dormendo, ma nel dormiveglia ho aperto un attimo il cellulare, ho letto che c'è una persona ora che ha intervistato roba varia. Dunque vorrei sottolineare che questa persona qua, falsa vegana, è praticamente una merda con due piedi. Addio. Intanto, se mangiate il maiale, voi sapete che Caino era un mezzo maiale e quindi un bastardo mezzo maiale. Cosa? E loro vogliono che ci ammaliamo e moriamo presto mangiando il maiale, perché diventiamo così cannibali e ci ammaliamo. Vedete che siete ignoranti. Se voi mangiate il maiale vi ammalerete, perché i nostri organi sono compatibili con quelli del maiale. Perché? Ciao belli. La pecoraia per me sorpassa, anzi doppia, Pamela Neri, come neanche Lewis Hamilton. Beh,
questa cosa del maiale un po' mi disturba, un po' mi preoccupa, come vedere anche che c'è Eros, come dice quell'altro, e che aveva dato vita a un tormentone. Eros, allora fammi sentire Eros e poi andiamo in jingle, Simone, va. Smettetela di inveire contro Gabriella, che non la conoscete. Quando una persona non sa, si inventa, e questo è molto pericoloso. Come fate a dire cose che non sapete? Dovreste vergognarvi. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.